Siamo due creativi, diametralmente opposti. Uno sicuramente diplomatico, l'altro sicuramente senza filtri. Ti fa cagare. Insieme però combattiamo per un unico obiettivo: trasformare i sogni dei nostri clienti in realtà. 6 matrimoni, un compleanno, oltre 1000 chilometri in giro per la Sicilia e per finire una missione speciale a Marrakech. Io sono Luca Melilli e insieme a Franco Cannata vi porterò nel magico mondo del tutto esaudito. In questo episodio i futuri sposi sono Serena e Giuseppe. Cioè, ma tu ti rendi conto che proprio lei si deve sposare? Sei sicura? Sì. Peppe, tu? Sì. Lo sai già quello che ti aspetta, vero? Ancora no. Allora, io vorrei delle lettere giganti delle nostre iniziali piene di fiori. Aspetta, la G di Giuseppe, la? Ehi. È la S. Quindi ne dobbiamo fare... Solo questa richiesta? 50 centimetri. Almeno deve essere 2 metri. Cioè, proprio come minimo. Quindi, se no non sposto. Solo le lettere. No. No, a parte che noi siamo super, super, super felici. Grazie. E tu lo sai, mettiamo sempre tanto cuore nei nostri matrimoni, ma... questo 18 luglio un pezzettino in più di cuore ci sarà per voi. Grazie. Io un po' di culo ci vuole. A me se bastava un pezzettino di cuore in più. Comunque. No vabbè, il posto è bellissimo. Ci possiamo mettere al lavoro, possiamo procedere. No, ma ora si stacca già a cercare bollettini, pantofole, seggi, puzzoni. I fogli ce li abbiamo. Direi di non proseguire prima che tu le faccia venire le idee malsane. No, infatti. No, però se ti viene qualche cosa in mente. Certo. Che ben venga, tanto è Peppe che paga. Allora, se è Peppe che paga, va bene. Procediamo? Procediamo. Andiamo, ci mettiamo al lavoro. Yes. Ma stavolta tu da dietro le quinte, però. Che bello. Sì. Tagli la combasta praticamente stavolta, no? Ok, dopo. Questo per noi è un matrimonio un po' particolare. Serena, infatti, è da anni una delle nostre più preziose collaboratrici. Io e Franco siamo molto legati a lei, ma c'è un ma. Serena, conoscendo alla perfezione ogni dettaglio del nostro mestiere, sarà una cliente esigentissima e noi siamo in ritardo, tremendamente in ritardo. Porca miseria, cannata! Franco, ma come fai a giocare? Aspetta, devo superare il livello. Ma no, ma come fai a stare così tranquillo? Ma tu te lo ricordi che si sposa Serena? Ah, sì, perché fai così? Sta agitato, qual è il tuo problema? Certo, aspetta un minuto. Ma sai che non possiamo sbagliare con lei? Aspetta, no, cannata, non ce la faccio, sono troppo ansioso. Vabbè, ma non giocare, smettila. Ma certo, dobbiamo scegliere ancora tutti i materiali, non abbiamo fatto ancora lo schizzo, non abbiamo parlato di colori, non abbiamo parlato di luoghi, non abbiamo fatto il sopralluogo, lei ancora deve venire. Serena, stai sereno che è Serena. Ho capito, ma è Serena che si fida, proprio per questo non possiamo sbagliare in nessun modo. La prenda sul tuo dorato, stiamo quello dobbiamo fare con 100 euro. Stava cadendo un vaso. Come te la immagini? Hai presente? No, enorme, non, ce l'ho non ce l'ho presente perché non è la realtà. Tampa, che sono tampa, così. No, si vuole delle nuvole. Ortensia lunghe così, quindi viene effetto. Questa la prospetta di essere enorme. Fidati, verrà un lavoro spettacolare. E poi da riprendere tutto, quella del mio. Quello sicuramente, dai, riprendiamo. Ma che fai? Una volta il ventaglio, una volta la piuma. Come fai a scherzare sempre, cannato? Sai che fai? Dietro? Sì, tu siediti di qua, non preoccupare. Siediti sulla sedia. Tu siediti qua. Non so. Sì, Antonella, Giovanna, non fanno altro che parlare di questo matrimonio. Per questo dico, non puoi sbagliare. Ci tengono pure, dai. Va bene, io scrivo le mie memorie. A posto, dovrei prendere il gioco. Ma che scrive le tue memorie? Cioè, le mie prigioni. Ma come sta il tuo livello? A cagare, cannata, come dici tu sempre. No. Le nozze fra Serena e Giuseppe verranno celebrate nella chiesa di San Placido, nel pieno centro storico di Catania. San Placido è uno splendido esempio di barocco siciliano. Il nostro allestimento è stato studiato per sottolineare le preziose decorazioni esistenti e la particolare forma concava della navata, esaltandone ulteriormente la bellezza. Ma, ragazzi, massima attenzione perché la vostra collega la conoscete com'è, eh?
Serena se ne va in viaggio di nozze in Polinesia 25 giorni e noi continuiamo la stagione dei matrimoni. Quindi sì. Emoziono un corno. Facciamoci regalare da Canata una vacanza a testa. Per festeggiare nel migliore dei modi il suo matrimonio con Giuseppe, Serena ha scelto Villa Infinito Mare, un posto meraviglioso adagiato sulla costa vicino ad Augusta. Come suggerisce il nome, dalla villa si può godere di un panorama incantevole e gli sposi hanno scelto di accogliere i loro invitati nel luogo più intimo e forse più suggestivo di tutta la proprietà, una splendida grotta naturale. Senti, le cornici sono messe tutte frontali perché l'ospite quando arriva deve vedere tutti i numeri. Ma ora, ma comincerà a fare i numeri. Ma poi, capisci? Certo, voi qua siete stati in 27 per fare questo giochetto, noi in chiesa eravamo tre persone, non rovinare le sedie. Poi oggi abbiamo veramente una cliente, tra virgolette, con un occhio clinico particolarissimo. Mi ricorda ancora quando ci comunicò che si sarebbe sposata, che l'abbiamo presa in giro perché pensavamo scherzasse. Quando sogni questo giorno da più di un anno e mezzo, ti rendi conto che quando arriva non metabolizzi mai sul suo arrivo. Oggi posso dire soltanto di essere no felice, credo di più. Tutto questo è stato merito dei due grandi mitici, come dire, definirli proprio è impossibile, Franco e Luca, che oltre ad essere nel mio caro cuore ormai da 3 anni e sono come se fossero Luca un fratello e Franco un padre, non ho altro che dire grazie a tutto lo staff per tutto il lavoro che comunque ha fatto per il nostro matrimonio, perché era semplicemente incantevole, ma soprattutto per la passione e l'amore che mettono sempre Luca e Franco in tutto quello che fanno. Alla fine non è stato tutto esaudito, ma molto 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 di più di tutto esaudito. Grazie.